Eccolo Stivalo Mai, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, alla zina del canale, un altro video insieme. Allora oggi dobbiamo andare a fare dei chiarimenti sulla nota 2, appunto, della comunicazione tra la Covisoc e Kinè, con appunto le soluzioni definitive per la difesa, e vi spiegherò come mai, nonostante la Juve non è mai nominata in questa nota e soprattutto non si parla delle plusvalenze o della manovra stipendi, ma c'è un cavillo burocratico che i legali di Erika hanno sicuramente preso in esame per annullare tutto, e vi dirò perché. E poi ovviamente due paroline sulla Champions League e sull'Europa League. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivalo Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Allora, come tutti sapete, la Juventus è venuta in possesso di questa famosa carta Covisoc 2 del 31 marzo, e vi vado a dire esattamente come mai è così rilevante. Ripeto, le difese di Cherubini e Paratici avevano già acquisito la nota 19.140 e hanno chiesto anche il secondo foglio, che ovviamente, a detta di tutti gli antijuventini e i giornali contro la Juventus, è carta straccia. Ma vi vado a dimostrare che in realtà in questa risposta tra Covisoc e Kinè c'è qualcosa che a noi ci può aiutare, e come. Quindi vi faccio il resoconto generale di quello che è successo. Poche ore dopo era divenuto pubblico il contenuto della carta Covisoc, il documento che le difese dell'ex DS della Juventus Pratici e l'attuale dirigente Federico Cherubini, a cui sono state sospese le firme, hanno chiesto più volte alla procura FTC e hanno ottenuto, dopo essersi rivolte al TAR del Lazio con passaggio al Consiglio di Stato che si è opposto alla sospensiva chiesta dalla federazione, ha avuto in possesso la carta Covisoc 2. In effetti il contenuto del primo documento è apparso abbastanza deludente, e questo si sa, e questo dopo aver scatenato la caccia al secondo. Una ricostruzione di 6 pagine di come la giurisprudenza ha trattato il tema delle plusvalenze senza mai nominare la Juventus, ma fornendo un'indicazione metodologica. Questa è la parte che interessa i legali della Juventus. È evidente che l'esercizio dell'azione disciplinare in questa materia, in una logica metodologica di continuità rispetto alle valutazioni già svolte nelle precedenti fattispecie disciplinatamente rilevanti esaminate, potrà essere utilmente perseguito ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare su casi che fanno ragionevolmente ritenere la sussistenza di operazioni di scambio di calciatori fra due o più società professionistiche in termini di sistematicità delle medesime operazioni di mercato, non già un'episodica operazione. Quindi deve essere una reiterazione, deve essere una qualcosa che è protratto nel tempo per tante volte, ma deve andare a coprire eventualmente la liquidità per iscriversi al campionato. Questo è da dimostrare, prima cosa, e poi vi dico anche cos'altro, diciamo, non torna tramite questo cavillo. Sia chiaro, quello che le difese hanno chiesto nel ricorso al TAR e posto come uno dei motivi di ricorso al collegio di garanzia, che vede proprio in questo documento la prova di un possibile vizio procedurale. È qui che vi voglio appunto molto attenti. Se infatti l'inchiesta prendesse il via da questa lettera, allora bisognerebbe retrodatare tutto, ok? Fino a quando è cominciata l'interazione. E i termini per la richiesta di revocazione sarebbero scaduti. È il documento emerso, datato il 14 aprile 2021, appunto la nota 1440 di cui vi parlavo ieri mattina e poi anche durante il giorno, e protocollato col numero 10.940, per esempio nel ricorso dell'ex presidente Andrea Agnelli al collegio di garanzia, articolato in 7 motivi, si legge: quinto motivo, violazione di norme di diritto con riguardo al mancato deposito da parte della procura federale della nota 14.4.2021 contenente le indicazioni interpretative con conseguente decadenza dell'azione disciplinare. È scaduta la possibilità di fare un'azione disciplinare nei confronti della Juventus. È letto qui, è scritto qui. Carte riportate anche dai Corriere dello Sport anti-Juve, ok? Quindi da questo punto di vista almeno abbiamo una qualcosa che va dalla nostra parte. E comunque, inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 14/7/2021, da luglio in poi non potevano più fare niente sulla Juventus, e noi parliamo di carte del 14/4 o addirittura del 31 marzo 2021. Quindi questo che cosa vuol dire? È vero che io non vi sto dicendo che non siamo degli stinchi di santo, e questo lo sappiamo da un lato, però cosa è successo? C'è stato questo accanimento della procura, della FIGC e dei PM, andando oltre quello che potevano fare loro a livello di potere. Questo è abuso di potere che sfocia in qualcosa di molto più grave, che non sono io certo a dire che cosa si tratta, però dovranno veramente
patire le pene dell'inferno. Ma appunto non è pacifico che questo documento mostri che qui inizia l'indagine, anzi la frase ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare, siamo proprio all'inizio di una possibile indagine, cioè non è neanche cominciata, che farebbe intera da quell'epoca non si conoscesse alcuna notizia criminis, cioè non c'era nessun crimine allora e o si interveniva lì o dopo 3 mesi è già scaduto il limite, se proprio avessimo anche commesso, ma non abbiamo commesso reati, e quindi è doppio errore, gravissimo, gravissimo. La carta Covisog del 31 marzo, ma quella della Procura Federale Chinè, è una risposta a una lettera di richiesta di chiarimenti mandata dal presidente della Covisog Boccardelli, come si evince dall'oggetto riscontro nota Covisog in data 31 marzo 2021, protocollo numero 1440-2021, la nota di ieri, la seconda. E quindi ora le difese di Palazzi e Corbini sono intenzionate a chiedere anche la domanda di Boccardelli. Cosa sperano di trovarci? Evidentemente espliciti riferimenti degli uomini Covisog che non sono giuristi. La Covisog è la commissione di vigilanza sulle società di calcio, un organo interno alla federazione che controlla i conti. Ha dubbi sui bilanci della Juventus che possano in qualche modo corroborare la tesi dell'inchiesta? Parte allora. Dalla risposta della procura però, come detto, non sembra che ci fosse contezza di ipotesi di reato, ma la ricerca continua. Quindi già adesso la Juve potrebbe fermarsi alla nota 1440 e avere ragione, ma c'è questa risposta di Boccardelli della Covisog che lascia intendere che ci sono altri vizi di forma. Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Quindi io sono fiducioso, continuerò a farvi questi video più completi possibile, ovviamente nel limite di quello che ho a disposizione, perché non posso darvi dei documenti che non ci sono ancora a disposizione. Ecco, per chiudere il video, perché sennò facciamo troppo lungo, un complimento comunque lo voglio fare all'Inter, che ha passato storicamente un turno di Coppa Campioni andando ai quarti dopo 12 anni. E poi speriamo veramente che Nila con la parabolica satellitare porta fortuna anche noi e passiamo contro il Friburgo, perché ci serve anche un po' di fortuna. Dobbiamo andare là a fare la partita, non a farlo 0-0. Avremo Di Maria che è stato tenuto veramente in una teca a parte per essere pronto per questa partita, cioè non ha fatto praticamente allenamenti se non ieri, e quindi 4 giorni di riposo totali, e ovviamente non possiamo basarci solo su di lui, dovremmo costruire delle azioni articolate e soprattutto, secondo me, dare fiducia a qualche giovane, perché i giovani in queste partite qua si esaltano, ce ne sono tanti che hanno veramente buttato il cuore oltre l'ostacolo, come Sule, Barrenechea, ma anche Miretti rientrato dall'infortunio, Fagioli che comunque, anche chiamati in causa da subentrante, non da titolare, fa sempre bene, e secondo me si può già dare fiducia a Riccio nella difesa 3 come Barcetto, Barbieri come laterale, terzino o anche esterno di fascia, e il Diz che secondo me va provato almeno in qualche partita da qui a fine anno, perché secondo me rischiamo anche di perderlo e magari che subisca la corte di qualche grande club europeo. Ditemi cosa pensate, ragazzi, del video, un bel pollice in alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila. Per chiudere come sempre vi chiedo che chi non si fosse ancora iscritto lo faccia, clicchi il bottone stivelloso rosso o nero e entri a far parte di questa meravigliosa comunità.